Buongiorno mondo! Buongiorno! Buongiorno mondo! Mi sono appena alzato! E benvenuti in questo secondo giorno di... Vlog! Dovevi dire il titolo, oggi lo abbiamo! Non ce l'abbiamo? Non ce lo ricordo! Mi sono appena alzato! Chiedo l'aiuto da casa! Non c'è! Bene, secondo giorno di vlog. Dai, domani diciamo il titolo. Ok, dai. Ma guardate che splendido cappuccino che qualche moglie ha fatto a qualche marito, eh? Dico niente io, eh? Caramba! Se n'è andato. Grazie! Guarda la schiuma, tra l'altro fatta a mano, cioè, che significa fatta a mano? Significa fatta con questo coso qua, che si stantuffa a mano, ok? Cioè, mi capisci? Buongiorno! Buongiorno! Sei pronto per registrare tutti i giorni un vlog? Tantissimo! E tu? Cosa? Un biscotto, immagino. Sì, ma lo sai che hai appena mangiato? Lo sai o no? Questi atti di rissa non aiuteranno. Eccolo lui. Ancora? Rodoleranno sti cani tra un po'. Due a te e due a te. Ecco, due. E che ce fa? Ha detto con due. Questo è un affronto, guarda. Mangiali! Shanti, un affronto, non farlo. Ti sta sfidando. Mangia quei biscotti. Ed eccoci in macchina e Chris, ciao. È trafitto da un raggio di sole. Sì, questo è lo stesso tratto di strada dell'altro video dove abbiamo preso il temporale fuori universale. Però noi stavamo andando al mare, esatto. Nonostante ciò. Fortunatamente oggi c'è il sole, quindi sì. Si va. Sto rumoraccio, sono i lettini che probabilmente sono stati messi un po' alla CDC. Tutto continuo fino a che non arriviamo al mare. Che bello, grazie. Andiamo all'IKEA? No. Andiamo al mare. Sei contento oggi? Oggi sì. Siamo praticamente quasi arrivati al mare, quindi sono molto contento. Bravo. Arrivati? Siamo in spiaggia? Ah, ah, ah. Oh, che bella sabbia! Oddio, che bella sabbia! Un quadrato. Cosa? Cosa? Il tuo piede? Vieni di qua! Dai, aspetta! Dai, vieni qua, aspetta! Falla qui. Ecco, ora ridete tutti. No, no. È finito l'amore. Vabbè, è finito tutto. Ciao, Ciao. È calda. Calda, è calda, si sta bene. Qui c'è questa sabbia morta. Sì. Dopo il pranzo, anzi no, il dopo mare. Dopo il mare, dopo il pranzo,
Eccoci qua. Eccoci qua. Divano. Sbracati, divano. Ah. E che vuoi di più? Queste veramente sono le ferie. Perfette. Che cos'è quella cosa che è in mano? E che stai facendo? Mi ripreso un po' voglia di giocare a GTA 5. GTA 5. Passo un po' di tempo così. Io invece sto qua con la copertina. Io c'ho sempre la copertina, anche d'inverno e d'estate, sempre. Cosa ne pensi, Christian? Non commento. Sto guardando i video con le decorazioni autunnali. Allora, ragazze, è arrivato il corriere e vi faccio vedere che cosa mi ha portato. Praticamente ho fatto un po' di ordini per cose autunnali e non solo. Ho trovato su Amazon questa corda, ok? È una corda, come potete vedere, oro, bellissima e utile per un sacco di cose. E poi mi sembra che adesso non mi ricordo quanti metri sono, non c'è scritto, ma era veramente tantissima. E ho comprato, oltre a questo, un po' di cose autunnali. E sì, dai, ve le faccio vedere adesso, tanto questi sono i vlog di quello che succede in questo periodo, perciò per me va benissimo anche mostrarvi le cose autunnali adesso. Poi invece, per quanto riguarda la decorazione e tutto, andremo... Aspetta, no, 3 mm, 3 mm è la grandezza, niente. E... per quanto riguarda appunto le decorazioni autunnali e tutto, andremo a farle dal 21 settembre in poi, quindi da quando entra appunto l'autunno. E niente, vi mostro che cosa ho acquistato. Allora, appunto, ho preso questa, poi ho preso le foglie. Queste sono le foglie finte. Ce ne sono 150 pezzi, la misura 8x8 e 10x10. Adesso vi faccio vedere. Sono troppo carine. Allora, come appunto vedete, ci sono svariati colori, svariate appunto tonalità. Sono fatte così. Aspettate che vi faccio vedere per bene con una mano sola, io ovviamente sempre fantastica. Vedete come sono belle. Queste le potete mettere dove volete. Ci sono tantissime colorazioni, sfumature, dal giallo all'arancione, al rosso, ce ne sono tantissime. E ci sono anche quelle più grandi, vedete? E anche qui abbiamo diversi colori. Quindi ho preso le foglie, ho preso due pacchi di zucche finte di svariate misure. Queste qua sono perfette per dipingere, oppure se volete lasciarle bianche, beh, lasciate bianche, oppure appunto se non le volete dipingere ci si può attaccare della carta colorata, ci faremo tante cose. Quest'anno l'autunno sarà veramente interessante. Sempre dal sito appunto da Amazon ho preso due federe di cuscini autunnali, una è questa, Welcome Autumn, bellissima, no, l'amo proprio, mi piace lo stile, mi piace come è fatta, è stupenda. E l'altra è questa, che è pazzesca. Adesso queste qua le laviamo e così per l'autunno saranno pronte. Da Ikea invece ieri ho preso due così di quelli grandi, perché ho due cuscini un po' più grandi e che appunto comprai da Ikea e trovo le federe solo da Ikea. Arancione, di questo arancione un po' bruciato. E sempre da Ikea ho trovato questo cuscino meraviglioso che posso mettere al centro. Ora andremo a tagliare questa etichetta, però lo trovo pazzesco, cioè guardate che bello. E qua un po' mezzo casino perché sto facendo dei lavoretti che però insomma non sono per adesso, quindi vi mostro soltanto appunto quello che ho comprato, che sono poche cose. Ancora sono poche cose. e niente, poi vedremo prossimamente che altro acquisterò e che cosa andrò a fare. Ma che bravo marito! Ehi! Fai anche la mia?
Stasera penso di no, i prossimi giorni sicuramente sì. Oh, grazie. Io ho detto così a battuta, non pensavo. No, no, sicuramente. Cavoli. Momento insaponamento? Eh sì. Ma anche fortuna che si sta nuvolando. Eh beh, se no solo devi mettere la crema di nuovo. Mamma mia. Ehi, ma io non lo so, ma sei normale? Nella zona d'amore in corso. Christian, porca di quella... Sì, mi hai lavato i piedi. Sono appena fatta la doccia io. Pensate, ti ho preso così. Vado dentro. Va bene. Ciao. Ed eccomi qua, mi sono docciata, lavata i capelli, truccata. Il trucco consiste, aiuto, in semplicissimo semplicissima base brillantinata con una sfumatura leggera di marrone, eyeliner e trucco, rossetto proprio basico con un po' di gloss. Aiuto, ce la faccio? Sì. E per quanto riguarda il vestito... Non ho un alibi, so semplicemente che alla fine l'ho preso anche fucsia, me l'ha regalato Christian, anzi, cioè io gli ho detto se passava a prendermelo e lui alla fine me l'ha regalato, ma è troppo bello, cioè come facevo a dire no, non lo prendo anche fucsia, io adoro questo vestito, semplicemente. Ecco, così vedete bene il colore, è un fucsia meraviglioso, cioè è troppo troppo bello. Adoro, ragazze. Adesso cerco di asciugarmi sti cavolo di capelli, anche se non c'ho voglia, infatti spero che si asciughino all'aria, così magari rimangono anche un po' mossi, come ci pensi? Io sono liscia, ragazze, sono liscissima. Questo è l'outfit, le ciabatte le devo togliere, devo mettere un sandalo e basta. E alla fine ho fatto la coda, ci ho messo questo coso qua tutto oro e collanina. Orecchini, eccoli qua. Ed ecco pronto anche il marito. Ciao. Dove andiamo? Allora, stiamo andando a cena fuori per il compleanno di mio padre. Uh-huh. Andiamo al ristorante Pesce Azzurro, se non sbaglio, a Porto dei Canali. E... Quindi mangiamo pesce? Mangiamo pesce stasera. Ai. Siamo tornati a casa. Sono stanca. Christian, salutiamo. Arrivo. Dei miei capelli non rimane più niente, c'era un'umidità pazzesca. E vieni. Oddio, anche tu a capelli non sei messo tanto meglio. Mi sto aggiustando. Eccomi, ho iniziato a spogliarmi. Dicevo che c'era un'umidità pazzesca. Una roba schifosa. E che il mare era incazzatissimo. Sì, si stava iniziando a... Ha fatto una ripresa, non so se si vedrà. Credo di sì. Sì, penso qualcosa si dovrebbe vedere. Noi ci vediamo domani con il terzo giorno di... Dillo tu. No, lo dici tu. Oddio, l'ho letto prima. Dai. Come l'ho chiamata sto rubric? Casa Sunshine. Uh-huh. Holiday is... Non lo so, non me lo ricordo, io sono sincera, non me lo ricordo. Vabbè, le nostre ferie. Ciao. Ciao. Ciao, a domani. Chiudi tu. Chiudo io.